Prende il via un nuovo servizio di assistenza mobile per i poveri e i senza dimora della città. Il progetto è ispirato da Don Gennaro Matino e sarà realizzato dall'Associazione Medici di Strada in collaborazione con il Centro La Tenda e il Comune di Napoli. Uno staff qualificato fornirà assistenza sociosanitaria e sostegno sia alimentare che psicologico ai soggetti disagiati dell'area metropolitana, avvalendosi di un camper attrezzato che in una prima fase sarà in piazza Trieste e Trento, per poi girare in città e nell'Interland. Non sarà soltanto un servizio clinico, ma anche un servizio di coordinamento dei bisogni, per cui tenterà di fare rete tra le diverse realtà di assistenza per essere sempre più pronti a dare risposta a chi è nella difficoltà. Oltre 2.000 persone vivono sul territorio in condizioni di estremo disagio e senza casa, spesso in difficoltà anche per ottenere i livelli minimi di assistenza e cure necessarie alla propria sopravvivenza. A loro si rivolgono le attività di Medici di Strada, che mirano tra l'altro al reinserimento sociale dell'assistito e all'attivazione di un centro di ascolto e di un osservatorio permanente sulle povertà. Sono talmente tante le emergenze che è sempre poco quello che si fa, però Napoli ha una rete importante di comune, associazioni, enti sul territorio, non è solo il poliambulatorio di emergency che si inaugurerà di qui a breve, l'albergo dei poveri dove c'è un progetto molto interessante, il dormitorio, il centro di accoglienza comunale, l'aumento dei posti letto che stiamo garantendo, tutto questo in controtendenza rispetto alle politiche dei tagli del governo nazionale. Napoli è una città con grande cura, con tanta solidarietà, e oggi abbiamo presentato un'iniziativa importante, Medici di Strada, che va insieme a tutte le attività che il comune anche fa in strada per tendere la mano ai propri concittadini e a tutti coloro che abitano nella nostra città. In programma anche la realizzazione di un applicativo attraverso il quale si potrà comunicare in tempo reale la presenza di persone senza fissa dimora in difficoltà.